Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi, che è l'ultimo giorno del mese, vuol dire solamente BookTube Italia Legge Indipendente. Questo progetto creato dalla mente di Mister Tellino, dove io e altri booktubers parliamo ogni fine del mese di una casa editrice indipendente estratta a caso. E per il mese di giugno è stata estratta la casa editrice Fazzi Editore. La Fazzi penso che la conoscano un po' tutti, è una casa editrice romana che è stata fondata nel 1994 nel suo maggior proprietario e promotore, Elido Fazzi. È una casa editrice che ha tante collane, mi sembra che sono 9 e io mi sono concentrato soprattutto sulla collana Le Strade, che è stata fondata, si dirà fondata, nel 1997 e che tratta di letteratura straniera. Infatti i due titoli che ho scelto sono uno giapponese e l'altro russo. Il primo che ho letto è stato quello di Itomi Kamehara, che è una tipa tra l'altro, io pensavo fosse un tipo, è Serpenti e Piercing, un libro molto molto breve. Invece il secondo l'ho letto in ebook, devo ringraziare la giuggiola per avermelo passato, ed è di, oddio, non lo leggerò mai giusto, Gaito Gasdano o Gacito Gasdano, Strade di Notte. Questo l'ho semplicemente adorato, ma cominciamo con ordine e partiamo da Itomi. Questo fu il libro d'esordio di Itomi perché lo scrisse all'età di 21 anni, 20 anni comunque, nel 2005. È un libro chiaramente ambientato in Giappone che parla della storia di questa ragazza 19enne di nome Louis, che è l'abbreviazione di Louis Vuitton, che conoscerà una sera in un bar Ama, un punk con la cresta e i capelli rossi che è completamente pieno di piercing e tatuaggi. Anzi, parlando di tatuaggi, lui ne ha uno enorme che gli percorre tutta la schiena ed è una specie di mega gigante dragone. E lei rimane affascinata dalla body modification. Infatti, un'altra delle particolarità di Ama è il fatto di avere la lingua completamente separata, che si chiama Split Tongue, una roba del genere. Lo volevo fare anch'io tanti anni fa, però dopo che ho visto un mio amico farlo è abbastanza doloroso, a parte il fatto che costa 300 euro, cioè dove siamo andati noi, però quindi a lei viene la brillante idea di farsi separare la lingua e di farsi un gigantesco tatuaggio, e per questo Ama gli presenterà l'altro personaggio e protagonista della vicenda, Shiba, che è il suo tatuatore di fiducia, un personaggio molto sadico con cui lei intreccerà una storia di scozzamento, abbastanza violenta perché lui è un tipo veramente fuso, fulminato, cioè proprio psycho. Lei non è che sia proprio meglio, perché lei è una tipa che beve come, cioè, una spugna, non mangia niente, quindi è praticamente uno scheletro come me e ha delle manie di autolesionismo. Infatti, essendo Shiba un personaggio abbastanza violento, lei arriverà a provare quando fanno questo sesso molto, molto sado, 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 arrivare a pensare di farsi uccidere da lui. Una cosa abbastanza normale. Invece l'altro ragazzo di lui, Ama, è un personaggio buono alla fine, un po' naif, che però tiene veramente a lui. Non vi dico altro perché è un romanzo di 121 pagine, il costo a prezzo pieno di 12 euro, io l'ho pagato 10,20 euro perché c'era almeno il 15%, oppure l'ho preso al Book Crossing, non mi ricordo assolutamente. Vabbè, è stato un romanzo carino che mi è piaciuto a metà. Le ho dato 3 stelline per il fatto che mi è piaciuta moltissimo l'ambientazione giapponese underground, e il fatto che comunque si parlava di disagio giovanile, tristezza giovanile, di questi personaggi che non sanno convivere con il presente, figuriamoci avere delle ambizioni o delle speranze per il futuro. È un romanzo molto intriso di malinconia, di tristezza. La stessa autrice dice che è un po' un libro autobiografico, non tanto per gli eventi che sono riportati all'interno delle pagine, ma per le sensazioni che lei provava. Perché, ripeto, lei l'ha scritto a 20 anni, quindi era molto molto giovane. Attraverso queste pagine noi sentiamo questo bisogno di estraniarsi dalla società, però allo stesso tempo voler essere accettati. E farlo attraverso i piercing e tatuaggi sembra quasi di voler appartenere a una tribù molto molto piccola di nicchia. Se pensiamo alla protagonista, lui, che è proprio un autolesionista, lei si fa del male proprio per sentire un'emozione, per sentirsi viva. A mio avviso c'è un bellissimo messaggio di libertà. Per il fatto che anch'io sono una persona che è piena di piercing e di tatuaggi e io condivido tanti pensieri che ci sono in questo romanzo. Non tanto il fatto che quando lei inizia questa sua metamorfosi, cioè da quando lei comincia a divaricare il buco per poi
amputarsi la lingua e tipo farla da serpente, quindi avere le due estremità indipendenti. E quando prenota un tatuaggio, perché lei prenoterà un tatuaggio anche lei giga enorme, tipo quello di Ama, lei comincerà veramente a staccarsi da tutta la società e diventare quasi uno zombie. Lei lo fa quasi per cercare la propria identità. Ecco, questo pensiero è molto comune nelle persone che chi si tatua o chi si fa un piercing lo fa per cercare la propria anima, comunque la propria identità, nel vero senso della parola. Io non la penso così. Io, parlando per me, i miei piercing e i miei tatuaggi in particolare sono la firma della mia identità, nel senso che sono i miei pensieri, le mie passioni, tutto quello che io ho provato. Per farvi un esempio, alcuni dei miei tatuaggi significano una certa cosa, l'ho fatto in un determinato periodo della mia vita e magari andando avanti nel tempo io potrei cambiare, una certa ottica che io ho del mondo, però lo vedo come un ricordo. Vedo il mio corpo come un libro e quindi guardare i miei tatuaggi è come leggere un racconto, molto breve, però che, racconta una storia. C'è veramente la mia anima nei miei tatuaggi. Ho voluto esternare quello che io avevo dentro e farlo risaltare alla vista al di fuori. L'ho fatto per me stesso, io non ho fatto i tatuaggi per qualcun altro. Non fate mai l'errore di farvi un tatuaggio così perché vi piace il disegno. Sì, ci può stare, però pensate sempre che è una cosa per sempre, quindi se fate un tatuaggio, un piercing, già il piercing è una cosa un po' più ovviabile, però se fate un tatuaggio pensateci, rifletteteci perché è una cosa che vi porterete fino alla tomba, quindi se ha un significato vi piacerà per tutta la vita. Questo io non ho dubbi, perché io, nonostante alcuni miei tatuaggi abbiano per esempio più di 10 anni, a me non stufano perché hanno un messaggio che è lampante per me, per gli altri no, ma non deve essere lampante per gli altri, lo deve essere per me. Comunque sia, tornando al libro, adesso, a parte questa mia divagazione sui piercing e tatuaggi, è stato un romanzo che vi dico carino a metà, è sicuramente pieno di malinconia, scritto anche abbastanza bene, non mi sono piaciute tanto le parti dell'amplesso, del copulamento, perché le ho viste un po' come un riempire le pagine, nonostante abbiano un senso nella narrazione, però è un romanzo che consiglierei alle persone che piace il Giappone, comunque piacciono le modificazioni corporali. Gran parte di questo libro è scritto in prima persona e noi su lui, per esempio la protagonista, noi sappiamo veramente poco nulla. Andando avanti, procedendo sempre di più verso il finale, cominciamo a sapere qualche cosa di più, perché lei andrà a vivere con Ama, che vuol dire Amadeus, Mozart, cioè lei non sa neanche il vero nome di Ama, quindi erano queste cose che dico, sì, vabbè, tu vai a vivere con una persona di cui non sai neanche veramente il nome. Vabbè, non so se mi sono spiegato, no, chiaramente come sempre. Però, vabbè, non è un romanzo neanche così lungo da dire, oddio, mi ammazzerò. Però è un romanzo sicuramente con i suoi pregi, con i suoi difetti. A me personalmente è piaciuto per l'ambientazione giapponese e il fatto che comunque ci sono dei bei messaggi. Il primo messaggio è quello della libertà, però parleremo di tematiche molto attuali, molto moderne, di disagio, accettazione, bla 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 bla. Comunque, io ve la lascerò qui sotto se lo volete recuperare. Ah, ciao! Il secondo libro invece, questo l'ho proprio adorato. Questo non è un libro, è un quadro. Cioè che pagina dopo pagina si arricchisce di colori, da quello più cangiante a quello più triste e malinconico, per poi formare un bellissimo dipinto di spostati e malati di mente. Si chiama Strade di notte, è ambientato in una Parigi splendidamente in declino, ha 238 pagine ed è stato pubblicato nel 2017 a giugno, quindi è molto molto recente. È una vicenda, diciamo, autobiografica. Nel senso che il tassista protagonista di questa vicenda, di cui noi non sappiamo né nome né aspetto, è l'alter ego dell'autore. Il protagonista e narratore, questo tassista esule scappato dalla Russia, la grande madre Russia, durante la guerra civile, e si è ritrovato in questa Parigi che è un mondo completamente diverso. E noi, per tutta la narrazione, comunque sentiremo questa sua malinconia, questo suo rimpianto di aver lasciato la sua terra e vivere in una città come Parigi lavorando soprattutto di notte, perché lui di notte lavorerà, quindi immaginatevi questa ambientazione parigina notturna dove noi incontreremo i personaggi più spostati, più fulminati che vi vengono in mente, non li incontriamo. È un romanzo che non ve lo so spiegare bene perché non ha neanche questo, tipo Mosca Petuschi, una vera trama. È un romanzo che parlerà di prostitute cadute in disgrazia, però molto sagge e piene di ricordi, di nobili decaduti, di alcolizzati filosofi, di militari con manie di persecuzione, quindi è un susseguirsi di racconti diversi in notte
notti diverse, di persone diverse che si aggrovigliano tutte in un grande cozzare casuale e formano questo romanzo veramente complicato. Non vi spaventate, perché comunque lui scrive veramente, veramente, magnificamente. Però posso capire che chi non ama le divagazioni, comunque passare da una vita all'altra, sembra veramente un documentario sugli animali notturni, perché noi avremo a che fare con questo tassista, che lui praticamente è l'elemento ricorrente in tutti questi racconti, dove lui si presterà ad ascoltare tutte queste storie per combattere la solitudine, e comunque avremo a che fare con delle esistenze veramente misere, di personaggi che stanno veramente ai margini di questa città, anzi proprio della realtà, perché sono personaggi che vivono realtà completamente diverse da noi, proprio del demi-monde, e noi su questo taxi vedremo ogni sfaccettatura della disperazione umana. Quindi anche in questo romanzo c'è tanta malinconia, tutte e due sono piene di malinconia, questo forse in maniera molto più preponderante, perché cioè è proprio la base. Sono, vi accennavo, 238 pagine, però che vanno. È un romanzo molto accessibile, molto scorrevole. Il nostro protagonista si ritroverà veramente a fare da psicologo con queste persone, con i loro affanni quotidiani. Alcune volte lo vedremo un uomo veramente distaccato, molto freddo, e che tratta queste cose con molto disprezzo. Lui userà dei termini inerenti a una prostituta di cui lui si invaghisce molto molto peso. La chiamerà testualmente: sei una troia, sei una puttana, sei una puttana, che cazzo vuoi, brutta puttana, una roba del genere. Però in altre parti si rivelerà un po' più morbido e un po' più empatico. Quindi è un libro che può sembrare che non parli di nulla, in realtà cerca di dare una spiegazione alle cose. Ci saranno delle bellissime riflessioni, ci saranno tormenti, ci sarà tanta sofferenza. È un romanzo veramente tosto, veramente intenso. Però io questo ve lo consiglio assolutamente. Se Serpente Piercing gli ho dato 3 stelline, a questo gli ho dato 5, e ne sono fortemente convinto. Ci sono dei passaggi da 4 se non 10 dita nel culo, perché lui si concentra forse un po' troppo su determinate riflessioni e però per la maggior parte è veramente eccezionale. Anche solo l'ambientazione parigina l'ho trovata originale, comunque una Parigi degli anni 30 che non viene dipinta come una bellissima città, perché noi non avremo a che fare con i quartieri più prestigiosi, noi incontreremo proprio, staremo nei quartieri più disagiati, con persone che definirle disagiate anche loro e fargli un complimento. È stato un libro molto bello, molto ammagliante, pieno di rimpianti, di ricordi, di sofferenza, di tristezza, perché ce n'è tanta di tristezza, fidatevi, però che funziona. Incontreremo delle esistenze che chiamarle folli, anche qui, è fargli un grosso, grossissimo complimento, però spezzo una lancia a suo favore. Ci sono dei passaggi veramente molto molto comici, quindi non pensate che è proprio una roba da tagliarsi le vene e basta. Ci sono dei passaggi che comunque alleggeriscono, perché sennò capisco che sarebbe veramente forse troppo 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 angosciante. Però la colonna portante di questo romanzo è la tristezza. L'ho visto un romanzo molto vero, il fatto che comunque sia un po' autobiografico me l'ha reso tale, ma anche se fosse completamente inventato è molto credibile, sembra molto molto vero, poi lo è, quindi buona. Se vi può piacere un libro dove parla di incertezze, di dubbi, di tristezza, di malinconie, chi più ne ha più ne metta, questo libro sicuramente fa per voi. Io ve lo consiglio vivamente, non è neanche eccessivamente troppo lungo, costa a prezzo pieno 16,50€, ma con il meno il 15% qui sotto su Amazon lo pagate 14€ qualche cosa. Io lo devo recuperare in formato cartaceo, perché a me quando un libro piace così tanto poi devo avere la carta, così me la spalmo in ogni anfratto. Buona. Penso di aver detto tutto su questo romanzo molto cupo e toccante, e io con questo adesso comincio con il siparietto spam. Io vi lascerò qui sotto tutti i partecipanti di questo mese alla YouTube Italia Legge Dipendente, così se vi volete andare a vedere i loro video, dovrebbero uscire tutti a breve o sono già tutti usciti, non lo so. Comunque io adesso mi adopero per andare a vederli tutti, perché c'erano dei titoli veramente interessanti, altri non li conoscevo perché sono ritardato.
Però si può sempre migliorare nella figa. Comunque, io vi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi se non l'avete fatto. Io vi lascerò qui sotto questi due romanzi nel caso li volete recuperare, leggervi la trama, non lo so, comprarlo per poi tirarlo in testa a qualcuno. Avete tutta la mia stima. Io vi lascerò qui sotto anche tutti i miei social nel caso mi volete contattare, stalkerare, seguire su altre piattaforme. Vi lascerò, prima che mi dimentichi, anche tutti i contatti della BookTube Italia Leggi Indipendente, quindi vi lascerò il nostro Instagram, il nostro Goodreads, se ci volete seguire anche su altre piattaforme, noi siamo ovunque. Yeah. Comunque, io vi invito anche a condividere il video se pensate che quello che io dica abbia un senso o bla bla bla, mi volete far conoscere a qualcuno. Jack è molto felice di questo perché le psicosi sono... Io vi invito anche ad attivare la campanella così saprete quando questo psicopatico fa un nuovo video, perché YouTube in questo periodo, fanculo a te, non manda le notifiche, quindi non vi preoccupate, non è colpa di Jack, non è colpa vostra, è colpa del cazzo. Ora, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo momento, io vi saluto e vi rimando a un prossimo video.